satelliti ci guardano da vicino, più in profondità di quanto pensiamo. E questo è il caso di Prisma, occhio iperspettrale nato grazie all'Agenzia Spaziale Italiana e realizzato da una rete di impresa guidata da OHB Italia e Leonardo. La sua caratteristica è quella di scattare foto dallo spazio che mostrano molto di più di una semplice immagine. Ciò che viene immortalato, infatti, viene svelato da Prisma anche nella sua struttura chimico-fisica. Tradotto, significa che dall'immagine che ritrae un tetto scattata da Prisma possiamo sapere se quello contiene amianto oppure no. O ancora, se Prisma scatta l'immagine di un fiume, possiamo capire se vi sono state sversate sostanze inquinanti o se il fiume è pulito. Proprio per questa sua capacità, Prisma ha collaborato anche con l'Agenzia Spaziale Europea durante e dopo la fase di lockdown per monitorare lo stato di salute del nostro continente in relazione all'inquinamento. Ci ha spiegato come Alessandro Coletta, responsabile osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ci è stato chiesto dall'Agenzia Spaziale Europea, in base al lockdown, a seguito del lockdown, di poter complementare delle missioni delle sentinelle, in particolare in modo la sentinella 5P, che è una sentinella che vede la qualità dell'aria, con le analisi sia dell'acqua, del terreno, anche dell'atmosfera che poteva fare Prisma per essere la caratterizzazione dell'aerosol, degli elementi appunto presenti nell'atmosfera, per poter essere di complemento alle analisi invece più mirate che stavano facendo proprio sulla situazione di lockdown i satelliti come le sentinelle poste per la guardia dell'aria. Lo mostrarono pure intorno a marzo quanto si era ripulita la pianura padana la famosa dei 5P che rappresenta quanto si era pulito l'inquinamento di ossido di azoto rispetto precedente. Bene, l'ESA stessa ha chiesto per favore supportateci nel poter complementare con le immagini di Prisma, perché nessuno c'è appunto il numero di bande di Prisma in questa operazione che stiamo facendo. Ad esempio ci hanno chiesto un'analisi del Po, di vedere com'era lo stato del bacino del Po in tutto questo periodo, se c'erano ovviamente sversamenti, che rifletteva poi anche l'andamento industriale, no? Se tu si fermano le industrie, c'è meno sversamento, quindi inquini di meno. Una importante cosa che si era decisa di vedere insieme, infatti, era quella di vedere come poi invece la ripresa delle attività industriali a seguito della fine del lockdown avrebbero riportato uno stato di inquinamento più elevato rispetto a prima, per esempio. Ugualmente l'abbiamo fatto con CosmoSky, perché ci hanno chiesto lo stesso aiuto, e con quello si vede, sempre in ambito europeo, è stato per esempio un aiuto grosso per vedere come i confini venivano rispettati, i confini tra nazioni in un momento di lockdown venissero rispettati o no dalla popolazione. Insomma, l'osservazione della Terra è una sinergia globale, multifrequenza e multifunzione, ci spiega Coletta. Prisma, peraltro, ha iniziato da poco la sua attività. La fase di rodaggio del satellite lanciato lo scorso anno è terminata con successo a maggio. Da allora il suo lavoro è disponibile, gratis, per chiunque ne faccia richiesta. Per accedere alle 27.000 riprese già oggi presenti nell'archivio o per richiedere nuove acquisizioni iperspettrali della superficie terrestre è sufficiente collegarsi al sito di registrazione su prisma.asi.it. Prisma sorvola la stessa area nelle stesse condizioni ogni 29 giorni, ma può vedere lo stesso posto in condizioni differenti ogni 7 giorni. Prisma può fare 223 immagini al giorno, quindi questa è la sua capacità, e può produrre a terra, si possono produrre 200 prodotti ogni giorno, quindi questo è il valore dal punto di vista numerico. Quello che è importante di Prisma però è la tipologia del sensore, no? È un sensore che ha un numero, intanto il sensore iperspettrale, come sai, quindi può andare comunque, può vedere sia nel visibile, nel vicino infrarosso e nell'infrarosso corto, però quello che è importante è che ha un numero di bande in cui questo range di frequenza viene diviso, che ti permette di riconoscere con una firma spettrale molto precisa le caratteristiche chimiche e fisiche degli elementi, quindi ti permette di riconoscere bene elementi diversi, che se avessi poche bande non sapessi riconoscere tra di loro, no? È una risoluzione spettrale rispetto a una risoluzione spaziale, ti permette di identificare appunto gli oggetti che osserva dal punto di vista fisico, chimico-fisico, quindi ottimo per l'agricoltura, per le emergenze, per gli incendi, anche per l'analisi dei minerali in generale, no? Dei materiali grezzi, per le acque, lo stato delle acque e così via. Sì. Anche la biodiversità o anche la sicurezza del cibo, per esempio le piante se assorbono
inquinanti che sono nel terreno hanno poi una capacità di emettere nell'infrarosso diversa rispetto a una pianta sana, quindi tu riesci a fare anche un survey, un mapping, un'analisi di quanto è la salute della pianta, delle piantagioni. Per questo una delle principali caratteristiche è proprio quella delle tematiche agricolturali, insomma. Il nome Prisma è un acronimo e sta per precursore iperspettrale della missione applicativa. Significa che il satellite attualmente in orbita è uno sperimentatore, un apripista. Il suo compito è quello di fare training sul campo per chi vorrà approfondire la strada dell'osservazione iperspettrale e per almeno diversi anni ancora essere l'unico a vigilare sulla Terra con i suoi strumenti.